Un cordiale buongiorno a voi in questa domenica 7 maggio. Chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio. È la missione che oggi ci viene consegnata. L'uomo è nobilitato a compiere l'opera stessa di Dio. Su di lui è rovesciato lo spirito di Dio. Egli dunque non è fatto per un cammino schiacciato sull'immediato e sul presente, perché la sua missione è accendere vita, accendere speranza, aprire il cuore del fratello a quella dimensione di infinito e di eterno. Non siamo fatti, dunque, per essere semplicemente delimitati da una nascita, da una morte. Il nostro limite è comunque visitato da quel figlio che ha preso su di sé il peso dei nostri giorni. Attenzione, allora. Questa nostra missione, compiere l'opera di Dio, vivere secondo il comandamento dell'amore, seguire i passi di Cristo, ebbene tutto questo apre ad una dimensione che va oltre il tempo. Come ricorda lo stesso Vangelo di oggi, io vado a prepararvi un posto. Voi siete fatti per Dio, per abitare quel cuore di Dio oltre il tempo, per sempre. Ma c'è l'obiezione di Tommaso: ma Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E qui Gesù consegna a se stesso con tre immagini: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Ed è bella questa espressione perché ci ridimensiona. Se lo è Gesù, non lo sono io, non lo sei tu. Dobbiamo imparare a davvero essere umili. Gesù è la via. E seguendo i suoi passi che possiamo raggiungere la verità e quella vita. E quindi chiunque pensasse di sostituirsi a tutto questo, chiunque pensasse di non aver bisogno del fratello e della sorella per mettersi in ascolto di Cristo, tradirebbe la missione del Vangelo e peccherebbe semplicemente di superbia e di presunzione. Solo Cristo è via, verità e vita. Allora, con umiltà dobbiamo ritornare ad ascoltare il Vangelo e a metterlo in pratica, tutti, proprio perché la vita di Dio contagi noi stessi e ci faccia strumenti, di liberazione del cuore. Ma il Vangelo continua perché Gesù accende desideri sempre più grandi di infinito e a questo punto che interviene Filippo, un altro apostolo, e dire: ma mostraci il Padre, ci basta, cioè vogliamo proprio vedere Dio. E qui ci viene aggiunto un altro tassello, ci viene consegnato davvero un'altra tessera di mosaico. Filippo, ma da tanto tempo sono con te e ancora mi chiedi questo: chi vede me? Vede il Padre. Che bello. Allora, conoscendo Gesù, possiamo accedere al cuore di Dio. E conoscendo Gesù, non diremo sciocchezze su Dio, perché lo riconosceremo come la sorgente di vita, di misericordia, di amore. E proprio attraverso il Vangelo che potremo passo passo avvicinarci al fratello, riconoscendolo come un dono su cui riversare la stessa carità di Dio. Coraggio allora, non stanchiamoci di conoscere Cristo per avvicinarci sempre di più al cuore di Dio, per conoscere il vero volto di Dio. Buona domenica a tutti!